che comunichiamo con voi tramite la Ghostbox? No, la Ghostbox direi che non la voglio. Ok, in altro modo. Posso fare una domanda che mi incuriosiva, in effetti? Chiedere a Nicolò che la deve fare lui, perché... Se sono attratti da questi particolari strumenti. Ah, ok. Siete attratti o vi riesce meglio comunicare tramite questi strumenti che abbiamo io e Chiara? Attrazione, fiore, bellezza, la bellezza attrae. Abbiamo usato il termine attrazione. Non lo so, Ah, avrebbe una logica. Sì. Io tiro a indovinare, cioè a indovinare, provo a dare quello, a dire quello che penso, ovviamente. Prova a chiedergli, perché sembra che non la vogliano fare questa cosa. Sì, esatto. Però noi eventualmente prima della fine dell'indagine la faremo, sicuramente. Ok, se questa cosa vi disturba. Che c'è? È successo una cosa strana. Cosa? Mi si è stoppato l'audio, un po' come quando sposti il cavo, ma io ero ferma. E quando è riapparso sentivo la tua voce, ma ho sentito una voce anche laggiù. Come se ti facesse eco. Non so se è stato un problema proprio perché si era stoppato un attimo l'audio o cosa, però l'ho sentito. Era mi ha fatto venire un po' di angoscia. Comunque, okay. Andiamo avanti. Chiedevi un chiaro segno negativo, ma chiaro, che non vogliono che facciamo la cosa. Ok. Però la faccina così era abbastanza chiara. Sì, sì, palese, vogliono un ulteriore controllo. Ah, ok. Sì, sì. Allora, con il penultimo dado rimasto, vogliamo che ci diate un chiaro segno del vostro dissenso nell'utilizzo della Ghost Box. Cuore, un cuore. Direi che no, no. Non è chiara questa cosa. Non c'è chiaro. Cosa potrebbe voler dire un cuore? Troppa roba. Potrebbe voler dire vita, amore, cioè qualsiasi cosa. Potrebbe voler dire. Se si ferma è morte. Se si ferma è morte anche se stesso. Sangue vuol dire. Sentimenti. Tanto qua continua ad andare sul giallo, Ricorda allora. Anche un po' i bambini, comunque da bambini tutti disegnano i cuoricini maschi e femmine distintamente, però... Avete la forza o la capacità per darci un altro segno, non con i dadi, un colpo, un rumore, muovere un oggetto che siete qui? Beh, questo potrebbe voler dire tornatene in macchina. Esatto. Comunque okay, quando torniamo alla tua macchina abbiamo le gomme bucate. Abbiamo fermato le gomme. E torniamo dalla macchina e c'ha le gomme bucate. No. Sì, anch'io no, sentivo una cosa strana. Cos'era? Non lo so perché parlavano loro e non... Rumore strano. Però ho sentito un terzo rumore oltre le loro voci, sì. Non saprei. No, questo un po' si aggancia al discorso della privazione sensoriale di prima, via. Comunque. Però scusate, posso dire una cosa? Che sicuramente è una sciocchezza. Però il fatto che abbiano fatto uscire il telefono. La comunicazione è aperta. Sì, però allo stesso tempo mi è venuto in mente una cosa. Loro ovviamente questi tipi di strumenti, parlo di gente che magari è deceduta ai tempi della guerra, non poteva conoscerli chiaramente, no? Se ci pensi, quindi magari... però sono radioline, cioè sono oggetti... Scusatemi, Infatti dico, magari l'hanno presa un po' come una radiolina, come dire, vi stiamo... cioè, capito? Prima ha detto radio, privazione esatto. Sensoriale. Cioè, qualche... Un'altra cosa, nessuno di noi conosce il codice Morse? Troppo. No, io no. Perché il suono dell'RF potrebbe fare beep, beep, cioè a seconda lunghezza e... Linea punto. Quello è SOS, aiuto, se non sbaglio. Io so soltanto, mi sembra che punto linea è A, poi il resto... Però c'era l'SOS, comunque potrebbe, se qualcuno lo conoscesse potrebbe vedere se potrebbe significare qualcosa. Sì, quando suona fa beep, 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 beep. Sì. Una radio, lo facevano con
C'è qualcuno che cerca di chiederci aiuto tramite gli strumenti che hanno in mano Nicolò e Chiara? Calma, piatta. Sei incuriosito da quegli strumenti, magari per via delle luci, per il suono? Oppure infastidito? È già salito. Era comunque due puntini quello. Se era un morso, era un tutto. Ancora, due puntini. Potrebbe voler dire sì. Aspettate, sei in grado di rifarmelo ancora una volta, per favore? Quello che hai appena fatto. Qualcosa ha Qualcosa ha fatto. fatto. Non ha fatto quello che gli hai chiesto, ma qualcosa ha fatto. Questo, Vogliamo. eccolo, l'ha rifatto, no, ora 3, 4, 5. Ma lo sai Ma cosa vuoi dirci? sai che la teoria di chi ha? 3, 4, 5 di no, nuovo. 4, 4, 5, 5. 5, 5, Contato 5, uno è in meno, hai vero? contato 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Confermato, erano 5, era. Siete in 5? Raga, cosa stiamo insieme? Io penso Siete forse. in 15? No, io penso che sia un'altra cosa. Forse ha ragione Chiara, forse come dice Morse. Codice. Uguali. Chiediamo, ma è un codice quello che state usando per comunicare con noi? È stato un passo. Che 0406 ci sono dei rumori nella stanza. Ci sono dei rumori nella stanza. Qualcuno che cammina in questa stanza. È intermittenza, però cammina. Chi è stato? Io. Chiara, Vai. Chiara. Ha fatto 3 stavolta. Tre. È incredibile che partano insieme Si sta sul. continuando ad Aspettate, andare. ti chiedo un favore di fermarti un 4, attimo. 4 ha fatto stavolta. Vediamo se fa 5, eh. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. 8, 9. 9. E questo lo facciamo insieme. E se fosse un alfabeto? Ah, dici che 3, 4. Scusate, la lettera 9 A, B, C, D, E, F, G, H, I, L. H, I, I. I. Un'altra E, Ida, Ida viene fuori, è un Aspetta, nome. abbiamo cominciato ora a contare 2, 3, 3, 3, C, chi, C, C. C, e i primi colpi ha fatto 3, C, 2, 3, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, C. E. Ida c'è. Nuovo E. Ida c'è e nuovo No, è 5. qualcos'altro. Non ha Qualcos'altro. senso. Di 5. nuovo Sempre 5, 5. ribatte sul 5. Guarda che strana questa cosa. Noi oggi siamo in 4, ma di solito siamo in 5. Ti ricordi quando Ma manca la sensitiva. Non al bunker è che eravamo? chiedono la quinta per parlare, o no? Ogni teoria è Non lo so, buona in io questo tiro fuori caso. quello che mi viene in mente.
Sei un soldato? Uno. Secondo me non è un soldato. Così a sentore, se qualcosa non è un soldato. Beh, se fosse un codice morse, qualcuno che se ne intende comunque.